Benvenuti a questo nuovo appuntamento con i piccoli musei narranti per quanto riguarda la parte legata al Museo archeologico del Casentino. La lettura è di nuovo tratta da Falterona, di Riccardo Bargiacchi, il mio romanzo dedicato al Lago degli Idoli, scritto nell'originale forma di un diario di scavo. Abbiamo scelto di leggere da questo diario la pagina datata 23 agosto 2003, che si occupa del rinvenimento dei primi reperti e in particolare del rinvenimento del primo bronzetto, che effettivamente durante le prime settimane di lavoro della pluriennale ultima campagna di indagine dell'importante sito archeologico casentinese, ebbi occasione di rinvenire personalmente. È una di quelle pagine, quindi, che presentano un misto di realtà e fantasia che è caratteristico di tutta la prima parte del romanzo e che, in una cornice letteraria, coglie l'occasione per descrivere emozioni effettivamente vissute. Buon ascolto. Il lavoro dei giorni scorsi è stato impegnativo e frenetico e solo ora riesco a trovare il tempo per concedermi 5 minuti di scrittura, estremamente necessaria per appuntarmi le scelte logistiche compiute. Altro lavoro manuale su altri saggi di 4x4 metri ci ha convinti dell'esattezza delle prime impressioni sulla stratigrafia completamente rimaneggiata del sito e trovando posto tra le caratteristiche principali del buon archeologo quella di saper rapportare l'accuratezza dell'indagine ai tempi e ai costi del lavoro, alla quantità di informazioni reperibili con lo scavo e all'effettiva utilità di queste informazioni, al fine di sfruttare al meglio le opportunità economiche concesse dai finanziatori e il tempo concesso dalle condizioni meteorologiche, abbiamo ritenuto opportuno, in questo primo anno di lavoro, velocizzare la rimozione, comunque stratigrafica e scientifica, del terreno, anche attraverso l'utilizzo di mezzi meccanici, approvati dalle autorità di sorveglianza e utilizzati in associazione a vagli di grandi dimensioni e a maglie piccole appositamente realizzati, rischiando di sacrificare qualche strato di terreno risalente comunque al secolo XIX, ma ottenendo il massimo dei risultati dal punto di vista del recupero, veloce e sicuro, dei materiali archeologici. E questo non per essersi definitivamente convertiti alla citata archeologia ottocentesca, ma per la necessità di ottenere elementi utili a pubblicizzare il lavoro presso l'opinione pubblica, ad incoraggiare l'impegno dei finanziatori a garantire la prosecuzione dei lavori nei prossimi anni, nei quali, esaurito il filone dei reperti del lago, lo scavo si possa indirizzare verso le zone immediatamente circostanti e mostrare su un terreno non sconvolto tutte le potenzialità della metodologia stratigrafica, magari anche solo per dimostrare che, come supposto, nessuna struttura si trovasse nell'area sacra, anche se delle prove ex silentio è sempre bene dubitare. Questo adattamento metodologico alle contingenze ha dato i frutti sperati, fornendo in questi primi giorni di applicazione gran copia degli elementi utili richiesti. Scusandomi per l'irrispettosa presentazione delle righe soprastanti, ai limiti dell'offensivo per l'arte e per la storia, per gli archeologi e per gli etruschi, coi suoi espliciti riferimenti al vil denaro, Nuntio vobis gaudium magnum, il rinvenimento dei primi bronzetti. Si tratta di statuette votive di una tipologia schematica, figure umane stereotipate di 6-7 centimetri di media, principalmente maschili, inquadrabili in un orizzonte cronologico di V-IV secolo a.C., per quel che è dato vedere dei reperti nella fretta del momento del rinvenimento, perché lo stato di conservazione della patina superficiale è tale da sconsigliare ripuliture accurate e da richiedere il ricovero d'urgenza presso i laboratori di restauro. Spero che l'urgenza segnalata sia presa in considerazione e che il restauro consolidi al più presto quel che acqua, terra e tempo hanno risparmiato dei manufatti originari. A quel punto i miei occhi potranno posarsi con più calma sui particolari anatomici concessi dalla schematizzazione delle forme, sulle raffinate decorazioni incise delle vesti, sui sottili lineamenti che per ora ho solo intravisto velati di terra. Per
In attesa di quelle emozioni, riassaporo volentieri quelle che invece ho potuto già provare. M13, nome poco romantico del primo bronzetto rinvenuto, dovuto alla semplice numerazione progressiva dei reperti metallici notevoli cui allude la M della sigla, ha scelto me per mostrarsi al sole del XXI secolo, ha scelto il mio sguardo per farsi scoprire e le mie mani per farsi raccogliere. Togliendomi i guanti, ho sferrato la statuetta a mani nude e sembrava che tremasse e fremesse a un tempo, come una timida vergine. Ma era la mia pelle ovviamente a vibrare e non il suo verde manto di bronzo, che scaldato dal sole e dalla terra riarsa, sprigionava comunque un tepore dal sapore quasi erotico, solo in parte sopito dall'equilibrata presenza degli attributi maschili. Una venticinquina di secoli separano il tocco della mia mano da quello dell'etrusco che ha lanciato o abbandonato il bronzetto nel lago. Ma la potenza rituale di quel gesto, la forza spirituale delle sue intenzioni hanno trasmesso all'oggetto un'energia che riesco chiaramente a sentire.